sono di nuovo a Genova a fare un'altra dose, la seconda del vaccino. Oggi la situazione, fra una demolizione e l'altra, che sta continuando i lavori di demolizione della parte, di una parte del porto per appunto rimodernare e fare un bel restyling, come si dice. La situazione sembra che oggi sia un pochettino non tanto in ordine. Laggiù si nota che c'è una bella folla tutta in coda perché sta aspettando di entrare per farsi il vaccino, perché a quanto pare sono a corto di vaccino. Mi pare che forse potrebbe essere che si riguardi la Pfizer, i vaccini della Pfizer. Qua invece da questa parte ci sono persone che, nonostante hanno già compilato il modulo durante la prima dose, devono ricompilarlo anche durante la seconda dose, il modulo. E va bene, intanto lì si perde un po' di tempo, poi si sta seduti aspettando e sperando che si arrivi anche a chiamare il proprio numero, e intanto passano le ore realmente, perché da quando uno è entrato tipo all'una a quando poi uno esce sono passate 2 ore, un quindicina di minuti, 20 minuti lì in osservazione, dove uno si siede lì dove c'è scritto osservazione, però realmente non è che ti osservano più di tanto, a meno che uno non c'ha un malore come è successo oggi, e a quel punto lì osservano e lo portano via come è successo oggi a un ragazzo che si è sentito poco bene e l'hanno caricato su una barella e l'hanno portato via con le gambe all'aria. Per il resto ho visto oggi che c'era un sacco di gente giovane, ormai l'età non fa più testo, probabilmente ha fatto ben poco testo, diciamoci la verità, di vaccinare per fasce d'età, ben poco testo dal momento che appunto stanno finendo di vaccinare gli over 70 e già vedo trentenni e anche più giovani che si fanno il vaccino, quindi proprio liberi tutti, ma va bene. E niente, vabbè, speriamo che tutto questo abbia avuto un senso, che l'estate, l'autunno prossimo non ci ritroviamo di nuovo a combattere con un virus, che magari non è il Covid-19, magari è il Covid-20, variante bis, e niente, o Covid-21, perché vabbè, almeno che non andiamo avanti con il Covid dell'anno precedente, allora ci starebbe che sarebbe il Covid-20, dal momento che ormai siamo al 2021. Vabbè, forza e coraggio. Ciao, buona serata.